Buonasera Feltri. Buonasera. Mi avete messo una sedia che va giù. Ah, mi dispiace, non so se va tanto giù, ha bisogno di... Mi dispiace molto. Possiamo andare. Riesce a regolarsela? Ha bisogno che qualcuno intervenga? Non lo so, beh, ci sono gli spiriti. No, ci sono gli spiriti. Buonasera intanto, adesso mi sembra che sia sistemato con la sedia. Speriamo di rimanere a questa altezza. Va bene, allora, intanto complimenti per l'elezione a consigliere regionale. Complimenti tra l'altro... a lei per la sedia che mi avete messo. Sì, vabbè, adesso non possiamo parlare tutta la sera della sedia. Tra l'altro, di cosa vuol parlare? No, del fatto che è stato eletto in consiglio regionale. Tra l'altro sarà lei a fare il discorso di apertura alla prima seduta. Ma col cazzo che faccio il discorso di apertura. Sì, può non usare questo. Ma no, se l'avessi saputo prima, io pur di perdere le elezioni avrei persino. Persino? Voleva dire? Persino. Persino. Che cazzo vuole? Sono vecchio. Non lo so, dico, ma pensavo che può succedere che uno si... Piuttosto che avere le elezioni, avrei perso le elezioni e avrei persino limonato con la Moratti. Ah, vabbè, ma adesso, vabbè. Ma di brutto. Ma di brutto, vabbè. Però ma brutto. Sì, senta, però, in quanto consigliere più anziano, è regola che lei presieda la prima seduta, eh? Ma appunto, perché sono il più anziano, ho anche la soglia di rottura di coglioni più bassa. No, ma non vada sempre... E questa non è una regola, ma una legge di natura. Ma non è vero. Al massimo, se proprio devo, posso andare lì a dire, sarò breve... La seduta è finita, scambiatevi un segno di vaffanculo e andate in pace. Ma per favore, ma guardi che... No, ma non si può ragionare così, guardi, io le ricordo che quello... Sì che si può ragionare così, no. Cosa vuol dire che non ma si no. può ragionare così? Quello è un compito istituzionale. Sì, ma un compito istituzionale, pagato uno stipendio da fame. Ma come da fame? Ma sono 13.000 euro al mese, altro che fame. Non è fame, ma 13.000 euro al mese, euro, è fattuale. No. No, 13.000 euro è la fame. Ma che fame? Siamo trattati da clochard. Ma no, non si permetta, no. Infatti, per coerenza, le riunioni le dovremmo farle in mezzo alla strada sui cartoni. Perché con 13.000 euro al mese di reddito a Milano, come ceto sociale, risulti piccione del Duomo. Allora, la vita è un po' cara, ma no, 13.000 euro sono... Ma no, 13.000 euro sono per lei che vive a Torino, che la vita costa un cazzo, ma a Milano... Ma ho capito, ma costerà tanto. Si affittano a 1.000 euro case così piccole che si misurano con le taglie. Ma cosa sta dicendo? Abbiamo questo monolocale 44. Se non le sta di spalle, tranquilla. Poi dopo un po' cede. Non esageri, allora è vero, sono molto lievitati. No, ma non esagero per niente, è l'unico mezzo di trasporto che ti puoi permettere a Milano è la scala mobile. Allora, vai a pagare un biglietto della metro ti viene da pensare che almeno un vagone poi resta a te. No, allora hanno aumentato i biglietti ma non così tanto. Dai. Per non parlare poi del cibo. Cos'ha il cibo? Vaffanculo, a cena per restare sotto i 100 euro l'unica cosa che puoi mangiare sono i grilli. Ma no, ma non è che adesso c'è questa cosa. Ma c'è questa moda del cazzo di nutrirsi ingollando insetti come i camaleonti. Ma no, ma è una moda. Ma io non vedo l'ora di farmi una pericena succhiando con la cannuccia direttamente da un formicaio. Allora, le cose non stanno esattamente come dice lei, no. Ma non sì, invece. Nei ristoranti. Prima nei ristoranti, se ti cadeva una mosca, ci si lamentava, ci si incazzava. Sì, certo. Una mosca nella minestra. Certo, uno si arrabbiava. Fra poco ci incazzeremo se sui tortelloni di Eminottero ci metteranno il parmigiano. Ma non esatto. No, io ci voglio una bella grattata di escrementi di topo. Non è così. Ma chiedo, perché perdere tempo a pescare i pesci coi vermi quando ti puoi mangiare direttamente i vermi? Allora, questa cosa del cibo, tra l'altro, no, guardi, le spiego. Non è una moda, Stiamo parlando del futuro. È una risorsa alimentare che può salvare l'ambiente. Anche l'Unione Europea ha dato l'ok. Ma guardi, non ho sentito cosa cazzo ha detto perché c'era l'applauso. Le ho detto che la cosa del cibo non è una moda, è il futuro, no? Sono risorse alimentari che salvano il pianeta. Anche la Comunità Europea ha dato l'ok. E allora se la mangiasse la von der Leyen l'impepata di Blatte? Ma non si tratta di impepata di Blatte. Per forza la von der Leyen ha dato l'ok. Quella è tedesca. Abituata quindi a mangiare quelle camere d'aria che chiamano Würstel. Ma non vada a insultare. È chiaro che un carpaccio di locusta le pare il pata negra. No, ma non è questo il senso. Sono misure che servono per salvare l'ambiente. Ma poi
Ma poi cosa der Leyen... cazzo vuole la von der Leyen? Non vuole niente. Che vuole togliere i motori a scoppio per venderci le macchine elettriche per salvare l'ambiente. E certo, l'elettrico... Ma fanculo lei l'ambiente. No, allora calma. Cominci lei a mettersi meno lacca nei capelli. Ma lasci stare che la più lacca che la della... permanente in testa c'ha un nido di condor. Allora salutiamo la von der Leyen. Con il condor che evidentemente le ha già mangiato il cervello. Non dica, allora, non dica certe cose. Ma no, dico e no. Come. No. No, no, scusi, tra l'altro sono tutte cose che io andrei anche a dire in consiglio regionale, ci vada. Se non mi rompessi le balle, peggio che andare ospite dalla Gruber a parlare delle lecca marmotte che votano no. La Schlein. No, 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 allora no, intanto non insulti. Poi, se le pesa così tanto fare il consigliere, ma si dimetta. Ma si dimetta lei, va. Ma io non sono consigliere. Che cazzo vuole, ma io mi dimetto di cosa? Ma deve dimettersi. Ah, no, ma non sono mica una donna io. Ma cosa c'entra adesso il fatto che sia... Allora, lei non è informato, perché no. Evidentemente lei è un giornalista da strapazzo. Può essere. Ma non lo dico io, è la ma tendenza di oggi. Cosa c'entra la donna? Perché le donne si dimettono tutte. Ma no, ma... Si sono dimesse la prima ministra neozelandese. Sì, è vero, sì. La premier scozzese. È vero. E ora anche la capa di YouTube. Lo so, infatti. Ed è evidente che si sono dimesse perché erano in crisi di astinenza di dallo scassare la minchia ai mariti. Ma no, guardi, sono scelte di vita diverse. Ma no, è no, così, no, no, no. E comunque no, no. È normale che le donne al lavoro non durino. Perché? Ma perché non sono fatte per lavorare. No, non cominciamo, no, perché no, no. Perché invece... si comportano appunto come le donne. Ma meno male. Basti ma guardare la sottosegretaria ai trasporti spagnoli. Vabbè, spagnola. Ma... Che ha addirittura ordinato dei treni più larghi delle gallerie. È vero, è ma vero. Si può. Vabbè, ma ha sbagliato, è un errore. Ma ha sbagliato, sì, però quando gliel'hanno detto, allora lei ha detto, allora fai come ti pare, hai sempre ragione no, tu. No. Vorrei vedere te con le mestruazioni. Ma cosa sta dicendo? Ma no, ma no, non l'ha fatto così. Si è dimessa, ha fatto un errore, certo, imperdonabile. Ma no, perché, se n'è andata sbattendo la porta... No, non ha sbattuto. Le donne per misure e dimensioni hanno l'occhio deformato. Cosa si vedono dice? Il culo sempre enorme. Ma allora ha finito con sti luoghi comuni sessisti? Ma là, sessista di cosa? Ma le vittime può... del sessismo siamo noi. No, no, no. Ma scusi, no, l'ha vista quella signora che ha baciato un giornalista mentre era in diretta? Sì, l'ho vista. Erano tutti zitti. Vabbè, ma perché non... Quando l'ha fatto il povero Memo Remigi, che gli è improvvisamente morta la mano sul portatanga della collega. Ma che portatanga? L'hanno radiato dalla razza umana. Ma è un'altra cosa, quella è una molestia. Quando ho visto il video della signora col giornalista mi sono incazzato come un bue. Ma perché? Perché a me, 45 anni di giornalismo, non mi ha mai slinguazzato nessuno. Ah, vabbè, ma quella era... poteva succedere. Comunque resta il fatto che la donna che lavora è contro natura. No, 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 no. E mette la specie umana a rischio di estinzione. No, no, non si può dire. Prima non vuol far sesso perché vuol far carriera, no, non... poi va a lavorare e non fa sesso perché è stanca. Ma perché allora parlare... si dimette e non te la molla in quanto incazzata perché ha perso il lavoro. Ma lasci stare. Ma fanculo, tienitela. Ma basta di e io esco a mangiarmi un piatto di scarafaggi che al confronto mi dà meno disagio.